Annessa al Palazzo Mortari e con ingresso anche da Via Giudeca, la Cappella del Carmine viene edificata molto probabilmente nel primo Settecento, contestualmente ai lavori di ristrutturazione della residenza e testimone la notoria devozione della famiglia per la Madonna del Carmine. La struttura con tetto a capanna esibisce in facciata un fine portale inquadrato da una cornice mistilinea, l'architrave impreziosito da rosette in cornici quadrate. Una corta lesena corregge il finestrone superiore al cornicione. All'interno, una tela di primi del Settecento raffigura la Madonna del Carmine col Bambino, San Giuseppe, Sant'Anna, San Nicola, San Francesco e le anime purganti.